Dunque, dicevamo di provare da qua per raggiungere la cripta che ci resta. Visto che avevo già fatto appunto altre prove, ma... Di qua. Magari lì. No, c'è una piattaforma in legno. Adesso che si vada lì. Andiamo qua. Ah, qua si attacca. Ok, sì, quindi la strada dovrebbe essere questa, insomma. La cripta però non è molto utile e significativa come mappa. Ah. Non lasciate la città. Coloro che l'abbandonano saranno maledetti e obbligati a vagare per sempre senza requie nella giungla. Scusa, è passato un bel po' di tempo dall'ultimo episodio, ma non sono stato bene gli ultimi 2 mesi e ho dovuto fermarmi praticamente con tutto. So che c'è anche sospeso Spider-Man, eccetera. E il bello è che solo il 15 è uscito un sacco di altra roba, che ho già preso Exodus per esempio, quindi ho dovuto poi fare le corse perché è uscito Resident Evil 2, ho dovuto fare le corse con la rassegna sui Resident Evil, la rassegna sui Metro, sono a un buon punto con Last Light, che è quasi la fine ma non ho ancora messo non ho poi il tempo in realtà, perché avendo un solo PC non ho il tempo di tagliare 12 giga di filmato e salvarlo, ci vuole veramente parecchio tempo. Di per sé comunque è buon punto anche quello, quindi settimana prossima dovrei iniziare Exodus, probabilmente in diretta su Twitch, sul mio canale di Twitch. Mentre invece questo dovremmo essere comunque ormai la battuta finale, Spider-Man, vediamo di continuarlo. Stavo quasi quasi pensando di prendere magari il Season Pass per farmi perdonare, diciamo così. Sebbene i 3 DLC che lo compongono non hanno preso dei votoni incredibili. Sono uno 71, che è il peggiore, gli altri su 76 di media, quindi niente di eccezionale. Qui il Season Pass... E io mi sono buttato, ma pensavo che si andasse di là, ma abbiamo sbagliato il salto, vabbè, sono distratto un attimo. Dicevo, il Season Pass qui non ho controllato, ma non credo che... Quasi mai i Season Pass valgono la pena, veramente. L'unico caso veramente positivo è quello di Witcher 3, che le due espansioni valgono assolutamente moltissimo, ma di solito il resto... Dovrebbe salire lì. Ok. Poi diciamo che c'era una piattaforma in legno lì, quindi mi sa che bisogna andare di qua. Salto doppio. Ok. Se smettono di sbattere le porte non sarebbe male. Ok, eccoci. Cos'è? La voce della morte. 3 di 4 segreti scoperti. Una sfida da finire.
qui c'è il tuffo d'angelo, ma mi sa che l'avevamo fatta Ho quella. abbastanza spazio. La sfida lì l'avevamo già completata. Questa freccia con punta di ossidiana è stata spezzata a metà. Sembra simile a quelle usate dai ribelli di Un'Uratu. Se hanno affrontato la Trinità con queste armi primitive, non c'è da stupirsi che non abbiano avuto speranze. Dicevo, non sono stato bene, adesso ho La vedo ripreso, interessante. avete visto che sono riuscito a rifare un po' di trasmissioni, non sono assolutamente al 100%, però il problema che avevo con il cambio di alimentazione se ne sta andando via lentamente, finalmente. Sono partito, sono tornato e nessun demone ha tormentato il mio cammino. Sono stato fortunato io o forse il culto ci ha mentito? Cosa ci guadagnano a tenerci chiusi qui? Chiusi qui, ai titi intendo. Storia completata, man mano adesso completeremo penso diverse cose, si va di qua. C'è qua oro Ma è oro. che come solito Impossibile, non ci sta nient'altro. non so cosa serva, nel senso boh, poi l'abbiamo siamo pieni da 100 anni tra quello e la giada pieno pieno pieno. C'è qualcosa dall'altra parte. Assomiglia a una cripta già fatta, però là c'era l'acqua. Qui c'è ba è bassa, invece là c'è un'assa per cui bisogna andare giù sicuramente, e poi probabilmente si deve risalire da qualche altra parte. Possa Ollanta trovare le argille e i metalli dell'aldilà adatti alla sua arte. Sempre pieno, storia completata, riposo eterno. Qua si rompe, sì. Non sarà facile. Mi devo attaccarsi là, mi sa. Di Java. Mappa d'archivio. Documento. Ma dov'è? Vediamo un attimo se. Vediamo se magari a questo livello. Sembra più in alto. Boh, vabbè. Adesso però, qua. Pugnale lì lo volevo, guarda che carino che è. Sembra rivestito col pongo, però.
Il pongo verde. Sai che non si va di qua? Qua? Andiamo. Ok, un ultimo balzo. Eccolo. Vai. Ok. Forza Lara, vai. Qui qualche trappola, no, eh. Nuovo punto di interesse. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ma che tutto? Ah, vabbè, lo scaraffone. Ok. Preziosissimo, preziosissimo punto abilità. Fabbricazione completo. Vediamo se ci segnala. Adesso giù là. La voce della morte, che è quella dei segreti. È ora di andarsene. Ok, da qua. Abbiamo. È ormai potenziato comunque, quindi ci fa vedere le cose. Un po' di cose ce le fa vedere. Lo stesso l'istinto di sopravvivenza. E là e come si fa? Dato che siamo qua, mi sa che. Però poi bisogna rifare il giro. Però è un peccato se non facciamo. Visto. Da sopra, ecco là sopra. Forse. Iskar Yawai ha unificato le due fazioni, ponendo fine alla guerra. Purtroppo, però, questo non è bastato a mitigare il desiderio di sangue dei loro membri. Per placare i soldati, qualcuno doveva essere punito. Yawai radunò i mercanti ritenuti responsabili del conflitto e li sacrificò. Poi, oltretutto, le software house hanno avuto questa geniale idea, si potrà risalire, di far uscire 1000 giochi tutti insieme. Quindi io prendo, ho preso Anven, Exodus, l'ho detto, e anche Far Cry New Dawn, che purtroppo non ha i voti che speravo, che lo giocherò di nuovo in coop con Mattia, come ho fatto poi con Far Cry 5. Adesso vediamo quando iniziarlo. Ma questa cosa qua di far uscire 1000 giochi insieme. Dopo ho già prenotato Rage 2, che per quello esce a maggio, e farò prima Rage 1. Ma tanto un gioco tutto sommato breve, poi gli FPS a me piacciono e mi vanno via in un attimo. Devo prenotare Sekiro, quello esce il 22 o 26 marzo, 22 forse. E un altro gioco che mi interessa ma non ho tanta fiducia, come non ne avevo troppa per Far Cry New Dawn, che per fortuna l'ho trovato a un ottimo prezzo, perché sennò ci avrei pensato. Perché purtroppo adesso io mi ero detto aspetta a comprarlo perché non mi fido, sembra un DLC e basta, e vedi i voti. Poi l'ho trovato a buon prezzo, l'ho preso lo stesso, l'ha preso anche Mattia, però in effetti sta viaggiando sul 74% di media, diciamo, di critica, e non è il massimo assolutamente, quindi ci avrei fatto un pensiero. Dicevo, l'altro titolo che... è importante, mi sembra interessante, ma non sono certo dei voti che avrà, e quindi è Days Gone sulla PS4. E ok, facciamo un tuffo. No, tra un po' ci schiantiamo lì. E visto che tra l'altro non vale neanche la pena ormai preordinare, è diventata una moda, ma è una cosa assolutamente sconveniente in generale, perché non si sa che voti ha un gioco, quindi non bisogna preordinare nulla. Però Days Gone in particolare, preordinare costa 75 euro, cioè mentre le versioni per giochi per PC si riesce a sgamarla in qualche modo, le versioni console no, e soprattutto sono aumentate a 75. Qualcuno dice che sono solo le esclusive, costano 5 euro in più. Per me non è giustificato, e comunque sono tantissimi soldi.
E siccome ho visto anche, è successo anche per Red Dead e altri, lo compri il giorno dopo già è sceso di almeno 5 euro. Per cui io non so appunto se fidarmi di questo gioco che è stato Days Gone, che è stato rimandato più di una volta, quindi non ho una estrema fiducia. Magari sarà un gioco sull'80, non lo so, quindi non un capolavoro, non mi aspetto un capolavoro. Aspetterò molto probabilmente appunto le recensioni e il famoso giorno dopo, tanto non c'è fretta. Niente, andiamo a fare la missione finale, allora. È indicata là, ma penso che si possa andare anche lì. Perché abbiamo completato tutto, bene o male, è rimasto indietro, penso. Allora, a livello di cripte, a livello di tombe, le abbiamo fatte tutte. E che la cosa, è il gioco è quello, praticamente. È rimasto indietro qualche documento, qualche cosa da leggere. Qua, mi sa che no. Non aveva nient'altro da dirci. Ecco che torna la guerriera. Grazie ancora per il tuo aiuto. Prego, dobbiamo parlare col bambino qua. Ok, punto di non ritorno. Perché è la missione finale? Dopo aver parlato con Ezio, il viaggio rapido non sarà più disponibile fino al completamento della storia principale. Sei pronto ad affrontare Kukulkan? Sì. Come sta procedendo il piano, Ezli? Abbiamo delle idee. Uchu? Le truppe di Kukulkan seguiranno il Sakbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide. Se li prendessimo frontalmente, saremmo praticamente sicuri di intercettarli, ma potrebbero sopraffarci facilmente. Passando di qua, invece, saremo più al sicuro. Ma servirà un tempismo perfetto, altrimenti ci sfuggiranno. C'è un altro modo. Voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cecchino. Come o un cecchino? Ogni piano comporta dei rischi, ma credo che questo sia il migliore. Bene, È allora, saggio il bambino. ai tuoi ordini. Prepara le truppe. Andiamo. Ok. Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo. Ezli, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Grazie. Arrivi. Anche tu, dolcezza. Bel bagnetto. Amuleto di Anura, Ezio mi ha amulato. dato metà dell'amuleto dell'eclissi che apparteneva a Unuratu. Io ho preso la luna, lui si è tenuto il sole. Credo si aspetti che sia io a scacciare l'oscurità che regna su Paititi. Vediamo dove è il punto. Una bella impresa. Spero di non deluderli. Ha solo aggiunto un commento, quindi. Artisticamente questo gioco qua non c'è niente da dire, ha problemi tecnici come sappiamo, è rimasto un po' anche problema col sonoro, la lava qua, siamo... sembra più fuoco però, sott'acqua, al punto che ho dovuto fermarci, c'è stato proprio un momento che... Sono dovuto fermarmi perché l'audio non andava e aveva problemi.
Praticamente hanno, come sapete, è uno studio a parte che l'ha fatto. Questo non è la Crystal Dynamics che ha fatto i primi due, ma è uno studio esterno, comunque uno studio diverso. E a quanto pare sono più artisti che programmatori. E c'è da dire, l'ho detto più volte, che artisticamente hanno fatto un lavoro eccezionale. Infatti questo gioco è un gioco che mi risulta un po' difficile dare una valutazione, perché bisogna proprio veramente separare determinate cose, ma comunque lo vedremo poi. Ecco, appunto. Jonah, ce l'ho fatta. Vedo il ponte. Merda. Hanno fatto saltare il ponte. Poi appare, arrivano. Ok, lo vedi quel fumo rosso? Sì. Vista del serpente. Un Ratu ha detto che il fuoco Cremisi era il suo destino. Ok, non mi intercettare. Quindi bisogna andare là. Comando, qui Cardinal 2. Il ponte è stato distrutto. Vai. Coordinatevi con i mezzi di supporto. Cardina 2, date assistenza visiva. Ricevuto. Ricordate, gente, ogni barco può essere sfruttato dal nemico. Addirittura con il... Qui in Cardina 8. Dovevo portare le portaeree direttamente. Cambio rotta verso 105. Tudoro qui, che bello. Ce la fa a saltare là? Mi sta terminando. Stabilite una zona calda e teneteli lontani dal terpio a ogni costo. Ricordatevi, attaccano da ogni lato. Ogni barco può essere sfruttato. Poi in giù facciamo progressi in tutti i settori, ma le perdite sono ingenti. Per tutte la facciamo? State alla larga dalle pareti, raggruppatevi, sovrapponete le linee di tiro. Andiamo. Ok, si è avanzata. Siamo quasi arrivati. Qui c'è il... Dov'è? Quando il fuoco Cremisi è la pazza cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un Ratu. Sì, adesso complimenti all'abito e all'oggettistica. Denti d'oro. Quindi? Sei tu il fuoco Cremisi. Ma non è una nemica qua? Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kukulkan. Mi ricordo un po' Sigourney Weaver. Un pochino il naso. Wow, che voce. Isha. Potrebbe fare death metal. Fare la foto, vabbè.
C'è il serpente sopra. Acqua. Ok, ecco una sequenza animata fatta abbastanza bene come regia. Non quelle che rimane di gomma baccalà. Sono pochi i giochi che ti accompagnano e sono abbastanza, come dire, fluidi nei passaggi. Si è fermata qui, però comunque ci sta. Servi, via, via. Fate largo alla principessa. Via, via, via. E anche un po' di fettù. Potrebbe far bene la danza Maori, quella degli All Blacks di rugby. Ha una voce. Una vocina dolcissima. Ma poi si è piombati anche nel Signore degli Anelli, tra l'altro. Molto mennacca! Fuoco cremisi. Gli Asher sono con me. Cosa? Spero tu sappia quello che fai. Anch'io. Comandante, abbiamo avvistato Frotta. Ecco. Seguiamola. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Via, 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 via. Sono dappertutto. Ci servono rinforzi. Ora. Qua. Si arrampica meglio di noi. Qui squadra Z, alto consiglio in posizione, difendiamo il perimetro. Ripeto, alto consiglio al sicuro. Qui comandante Rossi, alto consiglio qui per assistere personalmente alla nostra vittoria. Difenderemo il perimetro a tutti i costi. Qua? Ehi, ehi, ehi! Andiamo su. Bravi, bravi, tiratelo giù. Guardale, guardale. Siamo quasi alla fine, immagino. Eccolo. Grazie, Kukulkan, per questo dono della rinascita. Noi ora siamo pronti a ricevere il tuo potere. Noi? Tu? Ma è la maschera che gli fa l'anello nel naso o si è messo l'anello nel naso? Questo rito devo completarlo da solo! Si stanno sbagliando. È tutto sbagliato! No! Gli spetta di dirlo. Dacci lo scritto. No,
Non posso. Devo proteggere Paetini. Tutti creiamo il destino. Non solo tu. Tutti noi. Insieme. Il volume è bassissimo. Succede abbastanza spesso che comunque l'audio, dovrebbe esserci l'audio separato per le voci alla fine. Testarda fino alla fine. Dai, 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 entra, entra. Andiamo a fare un'altra strada. Quella. Figgi la Trinità. Rinforzare gli spazi. Non lasciate entrare in ritmo da qui quando sei fatto a ogni cosa. Il rituale è quasi terminato. Oh. Come si è teletrasportato? E chi avrà dato tutto verrà allora, vediamo un attimo. Oh, di bombarci.